Il rinascimento dell'uomo era quello che portava a Santiago di Compostela da una parte e portava a Roma dall'altra. Lo stesso termine pellegrino nasce proprio da questo camminare verso Santiago, perché una volta arrivati a Santiago, a venerare l'Apostolo Giacomo, il percorso non finiva là, finiva pochi chilometri oltre nell'oceano, alle sue sponde, quello che oggi si chiama il Capo Finisterre, dove si andavano a raccogliere le conchiglie che l'oceano portava con le maree continuamente sulle spiagge, e si ritornava con questa conchiglia appesa. Nello spagnolo antico conchiglia si dice pellegrina, ecco da quel termine pellegrino, coloro che andavano a Santiago. Quelli che andavano a Roma erano detti romei, appunto dal nome di Roma, e ritornavano portando una piastra di metallo sulle cui facce anteriore e posteriore erano incise i volti di San Pietro e di San Paolo, perché erano i due apostoli principali che si andavano a visitare a Roma, ma a Roma vi erano anche altre reliquie di apostoli importanti, San Filippo e Giacomo, eccetera, non c'erano solo San Pietro e San Paolo. Questi erano i percorsi dell'uomo. Il percorso di Dio, quello che poi continuava dopo aver fatto i primi due, era quello che San Guglielmo non è mai riuscito a compiere, andare verso la Terra Santa, cioè andare a visitare i luoghi dove Cristo è vissuto, ha patito, è morto e risorto. I pellegrini che raggiungevano la Terra Santa nel Medioevo venivano chiamati palmieri, perché tornavano portando un ramento di palma come ricordo della Terra Santa. Quindi vedete quanti nomi diversi. Oggi noi chiamiamo pellegrini tutti quelli che vanno in visita a un santuario o che fanno un cammino di fede. Anticamente, mille anni fa, non era così. E poi c'era il cammino dell'angelo, quello che andava verso i luoghi dove si venerava l'arcangelo Michele. Ed erano luoghi inizialmente vari, quindi poi diventa con i Longobardi il santuario nazionale e internazionale, possiamo dire, dell'Arcangelo Michele, diventa Monte Sant'Angelo sul Gargano. Questi erano i luoghi dove bisognava andare in pellegrinaggio. L'uomo medievale pensava che facendo questo cammino di fede, di penitenza, anche perché immaginate che all'epoca pochissimi erano quelli che potevano andare a cavallo, potevano utilizzare un mezzo, un carretto, eccetera, si andava a piedi, i pellegrinaggi duravano anni, peraltro il percorso di San Guglielmo verso Santiago, tra andare, il restare lì e il tornare, impiega circa 5 anni della sua vita, perché poi lui rimane molto a lungo a Santiago, rimane molto poco a Roma perché rimane poi colpito, disgustato dallo stato di abbandono, di corruzione in cui trova praticamente la città di Roma. Però inizialmente San Guglielmo pensa che la perfezione, il raggiungimento del massimo della sua spiritualità lo possa avere con il pellegrinaggio e con la solitudine. Ecco, infatti lui quando, dopo questo primo incontro con San Giovanni da Matera, a Ginosa, quando nei pressi di Orio viene bastonato, capisce quell'assalto dei ladroni che lo hanno picchiato, cioè è un segno di Dio che non deve andare in Terra Santa, ma che aveva ragione Giovanni da Matera che gli diceva devi restare qua. Arriva da Tripalda, e da Tripalda rimane affascinato da questa montagna vergine, appunto come era chiamata all'epoca, già dall'epoca dei Romani, no? Il Partenio, il Monte Vergine da Partenos. E quindi quando ascende il Monte Vergine, lui ascende ricolmo di spiritualità, non con l'intenzione di fondare una chiesa, un monastero, eccetera, con l'intenzione di vivere da solo con il compagno, un certo Pietro, mi sembra, che lo accompagnava, tutti e due di vivere nella meditazione più assoluta, nel silenzio. Però, ecco, il Signore non vuole questo e gli manda lentamente tante persone che cominciano a salire il monte, attirati dalla sua fama di fede, dal suo carisma di spiritualità, dal suo modo di parlare, di accogliere, di consigliare, di star vicino a coloro che salivano sul monte. Molti decidono di restare lassù e allora nel 1114, secondo le cronache, lui sale a Monte Vergine, nasce questo primo convento che poi verrà consacrato 10 anni dopo, nel 1124, dal vescovo di Avellino,
e adotterà lui mesmo poi la regola di San Benedetto. Quando gli viene chiesto di adottare una regola, lui va a Bari, pensate a Pini, ritornerà a carico di queste regole della vita di, della città da San Benedetto da portare ai suoi monaci, e però la vita cenobitica non fa per lui, cioè questa, anche perché il santuario comincia a diventare meta di pellegrinaggi, comincia a diventare un luogo anche di ricchezza, perché i pellegrini che salgono lasciano offerte, lasciano soldi, e i primi monaci entrano in contrasto col padre fondatore perché non vogliono vivere quella povertà assoluta, quella dedizione totale a Dio che Guglielmo proponeva nella sua regola. Quindi anche questo è uno dei motivi per cui Guglielmo nel 1128 lascia Montevergine. Forse non vi farà mai più ritorno, le fonti non parlano mai di un suo ritorno a Montevergine, forse sarà tornato per qualche tempo, questo non lo sapremo mai. E Guglielmo che comincia questo suo camminare, questo cammino continuo della sua vita, alla ricerca nuovamente della solitudine. Sulla cena incontra Giovanni da Matera, vivono in solitudine, però ancora lì un'apparizione del Signore, probabilmente non un'apparizione reale, ma un dialogo spirituale, un dialogo dell'anima con Dio, che poi i pittori, soprattutto il Baccano, ci hanno raffigurato in questo modo splendido, come nelle tele che Antonio ha ripreso un po' girando tra Napoli, Avellino, eccetera. Loro capiscono che non è quella la solitudine, è un modo diverso ciò che Dio vuole da loro. E Guglielmo va quindi al Monte Cognato, fonda quest'altro monastero, quindi una nuova comunità cenobitica, e abbiamo il terzo passaggio nella vita di Guglielmo. Cioè Guglielmo si rende conto che probabilmente il Signore non voleva neanche questo da lui. Lo vuole pellegrino, orante e persona che parli con la gente, quindi un predicatore che diffonda nella gente quella che è la parola di Dio. E quindi l'ultima fase della vita di Guglielmo è questo continuo girare attraverso la Puglia. Abbiamo notizie certe della sua presenza in Molise, in Basilicata ancora, e in varie zone della nostra terra, della Campania. Lui sarà pellegrino e sarà colui che porterà, diffonderà la parola del Signore. Fino a quando poi nel 1132 arriva il Goleto, 1133 la fondazione del Goleto, con un'idea innovativa e rivoluzionaria. Cioè se San Guglielmo oggi, pensate, viene considerato tra i grandi santi fondatori degli ordini monastici, perché è dal privilegio di avere una statua colossale all'interno della Basilica di San Pietro a Roma, in Vaticano, e perché non ci sono le statue certamente di tutti i santi in San Pietro, sarebbe impossibile, ci sono le statue dei santi fondatori degli ordini religiosi. Sì, lui ha fondato una congregazione, quella dei Verginiani,